Oggi la città di Reggio Calabria ha ospitato presso il Tribunale una delegazione della settima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che si occupa dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Oggetto dell'incontro, la carenza di unità giudiziarie e amministrative. Cosimo Ferri, presidente della commissione, ha commentato il motivo della presenza oggi a Reggio. Posso definire soddisfacente l'esito delle audizioni. La nostra presenza qui non è simbolica, ma ha un significato costruttivo e collaborativo. In tal modo tentiamo di dare una risposta efficiente alle carenze. Tra i magistrati c'era il procuratore generale Salvatore Di Landro, che ha rimarcato come l'organico della procura generale sia fermo a 20 anni fa, e Giuseppe Pignatone, capo della procura della Repubblica Regina, che ha invece raffrontato la propria esperienza palermitana con quella calabrese. Nel suo intervento Fiorella Pilato ha dichiarato: i magistrati regini meritano il nostro impegno perché finora abbiamo fatto miracoli. E per quanto riguarda il settore civile dice: l'efficienza del settore civile è essenziale perché garantisce ai cittadini i diritti in una terra, la Calabria, in cui è assai difficile farli valere. Dino Petralia loda l'armonia tra i vari uffici e tra le varie procure, comprese quella di Palmi e Locri. Il procuratore Carbone a Locri resterà solo con 3 sostituti, quando invece la pianta organica ne prevede ben 8. Non sono solo le procure però a lamentare vuoti d'organico, ma anche l'ufficio GIP-GUP. La settima commissione del CSM adesso stilerà il proprio parere in base alle audizioni effettuate a Reggio Calabria.